Buongiorno a tutti e benvenuti come di consueto al TG regionale e meteo regionale del Friuli Venezia Giulia, sempre con Autorevo Giornalist, RDA1 e Stab Radio. Vi do subito le notizie importantissime che sono un po' curiose e anche sconvolgenti sulla nostra regione Friuli Venezia Giulia. Infatti più medici e orari prolungati, ecco il piano sanitario per Friuli Venezia Giulia contro le liste d'attesa. Chiede una colonscopia, si presenti a luglio 2018, pensate un po' voi. Critica nei tempi per le visite brevi di endocrinologia, neurologia e chirurgia vascolare. La giunta assolda un manager e punta a stendere fino alle 20 le prestazioni in ospedale. Scuole media e genitori si alleano in città 3 giorni senza smartphone. Una settimana senza cellulare. Gli studenti accettano la sfida dei prof. A Tavagnacco dicono basta isolarsi o fare scherzi. Accordo antibullismo per gli studenti delle prime classi prime. La dirigente Laura Bertoli dice: importante segnale di fiducia nei confronti dell'istituto comprensivo. Lascia 11 gatti e un biglietto e scrive: mi devo curare, non ho più la forza né i mezzi per occuparmi di loro. Incidente in A4, quasi ben 10 km di coda. Una cosa molto curiosa che l'ho letta ieri sera. Pesce siluro da record catturato nel lago di Ragogna. Il pesce misura ben 176 cm di lunghezza, il peso stimato è tra i 35 e i 40 kg. Successivamente è stato soppresso, come previsto dal regolamento dell'ente tutela pesca, in quanto si tratta di una specie altamente vorace e dannosa per le altre specie presenti nel lago. Dovete capire che questo tipo di pesce mangia tutto quello che c'è, tutto, non ha limiti. Il meteo, infatti, il Monte Lussari imbiancato, neve dai 1500 metri e piogge in autunnazione. Secondo Rosmer sono previste nevicate deboli in Carnia, con quota neve in calo a 1500 metri, e forti sulle Alpi Giulie, con quota neve sui 1000 e 1200 metri. A Cervinia del Friuli, invece, l'addio a Giancarlo Roppa, campione e fondatore della pesistica. In centenaria hanno salutato l'allenatore e socio della ADS Mio Sport, Don Tonso. Il parroco dice: ha dato sempre l'importanza a valori come sport, lavoro, famiglia e amicizia. A Tricesimo, profughi a scuola per trovare lavoro. Pittori edili, giardinieri e manutentori, il comune punta alla formazione professionale. Aiutano gli imprenditori a evadere le tasse. 8 arresti e 26 indagati. Sequestrati patrimoni per milioni di euro. Coinvolta la Federitalia. Commettevano vitalizi e sparivano affrontando disonesti e disperati. Udine verso il voto, dovete capire che prossimo maggio-giugno del prossimo anno ci saranno le elezioni a Udine. Infatti apre il cantiere civico, la fuga in avanti di Liguori e Giacomini. I due assessori e Mansi di Novare chiamano a raccolta i cittadini, ma la lista del sindaco si dissocia. Non è una nostra scelta. Bonus antipovertà, calano i beneficiari, la legge sarà corretta. Passano da 14.100 a 12.500 le famiglie che accedono all'aiuto. Tedesca dice buon segno, ma la misura deve diventare strutturale. Anziano a Manzano in bici muore investito.
investito da un'auto mentre era in sella a una sua bici, così l'ha persa la vita lunedì sera. Bruno Novello, pensionato di 78 anni, di Case di Manzano. Errori medici. Dopo il paziente fa causa anche la moglie. Al marito costretto a letto da un'operazione sbagliata, di cui di 280.000 euro, ora lei costretta a accudirlo, ne chiede 180.000 euro. Tre bianche friulane tra i 50 migliori vini italiani. Premiato il vintage Tunina di Zerman, i due Carsolini, la Malvasia di Scherck e la Vitoschia Carme Pietra di Zigaric. A Cormons invece c'è stato fatto un video dei preparatori dell'uva in finale al Wine Specification Contest di New York. Il concorso è indetto della nota e autorevolisiva rivista americana, leader mondiale del settore vitivinicolo. A Treviso i giapponesi verso l'acquisto degli stabilimenti Schwelzel. Forte il supporto garantito dall'amministratore comunale dell'azienda per il progetto di rilancio, il colosso nipico Kitokain punta all'ampliamento della produzione con più un'ampia gamma di catene. Invece questa è una notizia che mi ha sbalordito ieri sera anche a me. Blitz delle guardie dell'OIPA a Campolongo. Liberati ben 115 animali maltrattati. Un allevamento allevamento grande. Drammatiche le condizioni di detenzione di cui le guardie delle ecozoofile dell'OIPA hanno trovato, pensate un po' voi, 23 capre, 20 conigli, 3 animali, 3 maiali, scusate, 13 pulcini, 3 paraone, 29 anatre, 3 oche, 9 galline, 2 tacchini, 3 galli, 2 quaglie, 4 cani e un cavallo, per un totale di ben 115 animali reclusi all'interno di un allevamento casalingo. Pensate un po' voi quanti animali costretti alla brutalità dell'uomo che maltratta gli animali proprio. Non per essere animalista, eccetera, ma odio sentire queste notizie sconvolgenti e che non hanno cuore per degli animali che vivono la loro vita come noi viviamo la nostra. Però non maltrattarli. Pensate a voi se facessero loro il contrario su di noi. Farebbero peggio. Quindi, pensiamoci bene a queste cose che vengono sottolineate e non tutelate per bene come faccende. Cioè, sono dell'incredibile, ecco, mi dà un po' fastidio una cosa del genere così, cioè non si può andare a vedere delle cose improponibili, ecco. E adesso andiamo a vedere, come di consuetudine, il meteo regionale del Friuli Venezia Giulia. Immancabile meteo che in questo momento posso confermare che sta piovendo notevolmente e l'aria da pomeriggio sera tornerà a fare capolino facendo diminuire gradualmente le precipitazioni. Le temperature al massimo sono 15 gradi, pensate un po' voi, ma appena 16 in costa. E sta nevicando nei monti, sui 1500 in Carnia e 1200 nessuna Giulia, pensate un po' voi. Invece il tempo per domani, mercoledì 20 settembre, cambiamento, cioè al mattino cielo in generale nuvoloso per nuvole medio alte sulla costa e in quota sopra vento moderato da nord a nord-est, in attenuazione però,
Da pomeriggio ampie schiarite e a partire da ovest e venti deboli. Le temperature toccheranno minime da 8 a 11 gradi, le massime 18 a 20 gradi. In costa minime di 3 da 11 a 13 gradi, le massime 17 a 19 gradi. In 1000 metri 9 gradi, 2000 metri 2 gradi la media. Andiamo a vedere la tendenza per, anzi scusate, per dopodomani invece, per giovedì 21 settembre. Il cielo in prevalenza sarà sereno su tutta la regione, salvo qualche modesto annuvolamento sui monti. Piuttosto fresco al mattino, nelle valli e in pianura. Venti a decimi di brezza. Le temperature toccheranno e saranno molto minime. Bisogna capire che toccheremo ben da 7 a 10 gradi in pianura minime. E le massime da 20 a 22 gradi. In costa minime da 11 a 14 gradi. Le massime 19 a 21 gradi. In 1000 metri 9 gradi, 2000 metri 3 gradi la media. Vedremo adesso invece la tendenza per venerdì 22 settembre. Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento locale. Venti a regime di brezza. Le temperature in pianura saranno minime da 8 a 11 gradi, le massime da 13 a 15 gradi. In pianura in costa le massime toccheranno da 19 a 22 gradi. In 1000 metri 9 gradi, 2000 metri 5 gradi. E infine il tempo per sabato. La tendenza per sabato 23 settembre. C'è da nuvoloso a variabile, con più nubi probabilmente nella seconda parte della giornata sui monti. Giornata e anche sui monti. Le temperature toccheranno massime, in pianura in costa, da 20 a 22 gradi. Bene, questo è tutto. Vi ho riassunto delle notizie un po' sbalorditive, che ci ho un po' prolungato su questa notizia, ma ci stava, perché alcune cose bisogna far capire alla gente che queste notizie non bisogna solo leggere, bisogna anche un po' approfondirle e anche dare il mio giudizio, eccetera. Quindi non è poco, bisogna far capire che il mondo bisogna curarlo, non farne uso e basta. Ecco, da Audio Radio Fuggino d'Est, RTD1 e Stab Radio, il TG finisce qui, e anche il meteo. Vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Roberto e Stefano per la collaborazione con me, e a risentirci a domani, sempre a stessa ora. Da Marco è tutto, ciao ciao.